volta mi piaceva guardare il mare, camminando o seduto ad ascoltarlo. Adesso non mi importa se non lo vedo più. Né di quello, né di niente altro. Che farai adesso? Ci riprovi col cinema? No. Non ce la farei mai. E magari non sarebbe differente anche se ce la facessi. Il mondo forse è fatto tutto così, come il cinema. Si sono divise la torta prima del tuo arrivo. Lo so e ti capisco. Accidenti se ti capisco. Davvero? Cosa farai allora? Me ne vado da questa maledetta giostra. Sono così nauseata di tutta questa storia. Quale storia? La vita. E non darmi lezioni di ottimismo. Non ne aveva intenzione. E allora perché mi guardi in quel modo? Ma niente. Volevo solo vederti in viso. Beh, guarda pure. Non perderti il finale. Aiutami. Ti prego, ti prego. Dimmi quando. Sono pronta. Adesso. Adesso. Che è successo? Non lo so, ho sentito uno sparo. Povera figliola. Dammi una mano. Circolate, circolate.
Non c'è niente da vedere. Andiamo. Perché l'hai fatto, figliola? Me lo ha chiesto lei. E tu non dici mai di no. È questa l'unica scusa che hai? Anche i cavalli li finiscono, no? Alò, alò, alò! Eccoli di nuovo qua, questi meravigliosi, formidabili ragazzi! Sempre in lotta, sempre speranzosi! Mentre l'orologio del fato avanza inesorabile e la danza del destino prosegue, la maratona continua, implacabile, inarrestabile! Ma quanto potranno resistere? Fatemi sentire, dai, che altro...